Tra qualche minuto tutte e tre le Umbre scenderanno in campo, mentre Perugia gioca in casa con la Spal, il Gubbio va a giocare a Lucca e la Ternana a Pontedera. Tutte e due puntano al successo, il Gubbio perché vuole mantenere la prima posizione in classifica, la Ternana perché ha cominciato con il piede sbagliato e ha perso in casa, dunque deve recuperare terreno. Il Perugia dal canto suo deve dire se è vera la squadra del secondo tempo di Piancastagnaio o se invece è quella sbadata e inesperta della prima frazione di gioco quando ha preso un gol ogni 6 minuti. 3-0 dopo appena 20 di gioco. Sono arrivati due giocatori, Giraudo e Cisco, quest'ultimo è stato ufficializzato e quindi potrebbe essere convocabile per la partita con la Spal che inizierà tra qualche minuto, ma sia chiaro, non è arrivato il salvatore della patria, un giocatore che col Sud Tirol nell'ultima stagione ha disputato 333 minuti in 19 presenze, di cui due da titolare dal primo minuto, quindi ha una media di 15 minuti a partita e dunque possiamo parlare solo della tradizionale scommessa che Santo Padre fa scegliendo giocatori che possono, perché hanno delle qualità e delle doti intrinseche, ma che possono o non possono sbocciare e quindi solo per arricchire, diciamo, la rosa. La squadra dovrebbe scendere in campo con la difesa a tre, quindi con Angella e ai suoi fianchi due giocatori giovani, Almoran e Viti, mentre per davanti ancora non si sa se giocherà con due punte o più probabilmente con una sola punta, Montevago, e due trequartisti, uno dei quali sarà sicuramente Ricci. Per quanto riguarda infine il passaggio di proprietà, non c'è stato, è slittato, la data era appunto oggi, il 30 agosto, ma per tutta una serie di motivi la firma definitiva è slittata la prossima settimana, non ci dovrebbero essere problemi, la volontà di vendere c'è e il desiderio di subentrare altrettanto, se non di più, forte, per cui le cose dovrebbero andare per il verso giusto. La speranza è che il passaggio si verifichi, sia pure con qualche ritardo, ma è evidente che può essere questa solo una stagione di transizione, non certo di fuochi d'artificio, visto che si comincia, la nuova gestione inizia a campionato già cominciato e quindi grandi novità non potrà portarmi subito, forse semmai a gennaio. Al lavoro ci sarà Triuzzi, che è un esperto del settore, visto il suo curriculum vitae, e quindi potrà dare nelle vesti di consulenza tecnico, magari con un ruolo ben preciso all'interno dello staff tecnico, il suo importante contributo.